passa sul terreno di gioco. Oggi si affrontano Vittoria e Atalanta. Un saluto a tutti da parte di Fabio Caressa e Luca Marchegiani. Un saluto Fabio a te e agli amici che ci ascoltano. Lontano.
fissa il pallone. Tocco morbido. Poteva essere un contropiede interessante questo. Peccato. Vuole la profondità. Questo è fallo, non ha dubbi l'arbitro. L'arbitro gli si avvicina e può starci il cartellino che infatti arriva. Giallo. Ahi, le condizioni di questo giocatore non sembrano buone. Probabilmente è in seguito allo scontro di poco fa. Di qui non si passa, questo ha detto il difensore e l'ha steso. Perché se non lo fermava, con le buone o con le cattive, sarebbe andato in porta. Ci sono tanti saltatori. Vediamo chi va sul punto di battuta. Hanno un'opportunità da non farsi sfuggire. Se riescono a pareggiare su questo calcio piazzato, assisteremo sicuramente ad un'altra partita. Bogdan Stanku allarga il gioco sulle fasce. Ottimo disimpegno, fondamentale. Subisce fallo, guadagna calcio di punizione. Sono sicuro che nel secondo tempo faranno di tutto per recuperare. L'arbitro fischia l'inizio della seconda frazione di gioco. Cercheranno di rifarsi subito, gettandosi in avanti fin dai primi minuti del secondo tempo. Certo, questo è un atteggiamento che li espone a qualche rischio, al contropiede degli avversari, ma credo proprio che non abbiano altra scelta. Sulla fascia. L'Atalanta ha ottenuto
mente molti attaccanti, ma alla fine si è rivelata la scelta giusta. Se non fosse stato per lui, probabilmente avrebbero perso. Prova il tiro. La mette sulla fascia. Alejandro Gomez va a raccogliere il passaggio. In questi casi, difendere con tanti uomini in mezzo è una buona idea, Luca? Sì o no? Sì, orientativamente sì. Il rischio è che portando tanti uomini in area, inevitabilmente scopri altre zone del campo. Tipo, per esempio, ti può capitare di restare... Il portiere la caccia lontano. Prova il filtrante. Tocco preciso. La bandierina si alza ancora per segnalare fuori gioco. Fuori gioco c'è. Sembra esserci un cambio. Vedo già un giocatore pronto a entrare lì a bordo campo. C'è un doppio cambio. Lancio lungo del portiere. Palla in profondità sulla fascia. Ha spazio sulla fascia. Prova il cross. C'è il tiro. Il portiere c'è. Spazio. Prova il filtrante. Il portiere la caccia lontano. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Si allunga e trova la palla. Vuole la profondità. E passa. Cerca un'azione veloce. Appoggia il pallone largo con eleganza. Prova ad allargare sulla fascia, ma con scarsi risultati. Vedo un movimento a bordo campo. Eh sì, ci sarà dunque un cambio fra qualche istante. Passaggio in avanti. Alejandro Gomez sulla sinistra, dà un'occhiata verso l'area. Alejandro Gomez. Cross di Alejandro Gomez. Il cross non era male, brava la difesa in questa situazione. Chiede scusa ai compagni, questa palla non l'ha certo gestita nel migliore dei modi. Prova a verticalizzare. Prova la giocata nello spazio. È un intervento difensivo. Palla allontanata senza troppi complimenti. Di punizione. Brutto l'intervento, adesso inevitabile, arriva anche la sanzione. Cartellino giallo per lui. Prova a saltare il centrocampo. Vicinissimi al gol del 2-0. Sarà amareggiato. Con il gol avrebbe messo al sicuro il risultato.
materasso irregolare e dunque calcio di punizione. In teoria il tempo per segnare un gol c'è, ogni secondo però è prezioso. Bell'intervento, l'arbitro dice che non è fallo. Alejandro Gomez. L'arbitro assegna un calcio di punizione interessante. Sprecate durante la partita, fa male perdere, soprattutto quando hai avuto così tante occasioni.